Ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Costa e oggi in anteprima, ragazzi, le nuove sfide che saranno presto disponibili e soprattutto, ragazzi, la nuova skin che riceveremo giovedì dopo aver completato tutte le nuove missioni della settimana 7. Ragazzi, come ben vedete, questa è praticamente la nuova skin, abbastanza carina. Adesso passiamo allo zaino. Ragazzi, questo è lo zaino di Haim, la skin segreta. Comunque, ragazzi, cosa indicherà quel numero dietro lo zaino? Ragazzi, quel numero dietro lo zaino sono le kill. Quindi, ragazzi, ogni kill che farete la conterà sullo zaino. Quindi, ragazzi, farete 10 kill, quindi sullo zaino troverete 10 kill. Ne farete 3, ne troverete 3. Comunque, ragazzi, anche questa cosa dello zaino che hanno fatto è davvero fantastica. Quindi poi giovedì, comunque, dopo aver completato le missioni, proveremo tutto il set e quindi poi giudicheremo molto meglio. Ragazzi, queste sono tutte le sfide che troveremo nel PC Caffè Challenge, le sfide caffè. Diciamo così, ragazzi, non riesco a tradurre perché non sono un bravo traduttore, ma ragazzi potete ben tradurre voi e poi comunque le tradurrò e ve le porterò ufficialmente quando saranno completamente disponibili la settimana prossima più o meno. O giovedì, ragazzi, non si sa ancora nulla. Comunque, ragazzi, cerca delle chest a PC Caffè, costruisce strutture nel PC Caffè, gioca nel PC Caffè, tutte queste varie cose. Ovviamente, ragazzi, queste missioni danno anche V-Buck, quindi, ragazzi, come vediamo, danno 75 V-Buck con la prima missione, 75 la seconda, danno 100 V-Buck alla terza missione, altri 100 V-Buck alla quarta missione, poi ci daranno 20 stelline, 1000 di esperienza, 5000 XP e soprattutto l'ultima missione danno 30 stelline. Anche questa qui, ragazzi, queste sfide non so perché sono state aggiunte, forse per una collaborazione che ha fatto Fortnite con qualche PC Caffè, qualche, appunto, proprio qualche azienda nuova, ragazzi. Comunque molto bella come cosa. E passiamo alla prossima notizia, che è davvero davvero importante. Ragazzi, questa è una delle notizie più belle in assoluto. Allora, ragazzi, nei file di gioco sono stati trovati dei file di un nuovo veicolo. Ragazzi, questo veicolo, forse, come io già vi ho detto in passato, sarà un elicottero, un veicolo da trasporto da cielo, ragazzi. Quindi, ragazzi, si chiamerà Bumblebee, una cosa del genere, Travel Overhead Distance, ragazzi, close. Quindi, ragazzi, e abbiamo soprattutto i suoni che adesso vi faccio sentire. Ragazzi, questi sono i suoni. Ascoltate attentamente e fatemi sapere nei commenti se voi vi trovate con questo mio discorso. Ascoltate. Ragazzi, dai suoni personalmente è un elicottero, ragazzi. Un qualcosa del genere sulla mappa di Fortnite doveva accadere. Ragazzi, che io, come vi ho detto sempre, secondo me nella nuova stagione 7, ragazzi, uscirà una nuova mappa molto più grande o aggiungeranno qualche aggiuntiva in game dove aggiungeranno altre zone, ragazzi. Perché, ragazzi, con tutti questi oggetti, così la mappa è come se si sta restringendo. Quindi, ragazzi, le persone è come se muoiono subito e alla fine, ragazzi, la partita finisce subito. Quindi, ragazzi, andiamo sull'ultima notizia che praticamente, ragazzi, riguarda Palmetto. Adesso vi faccio vedere in foto.
Eccolo qui ragazzi, questa è la nostra Palmetto. Raga, come ben vedete, Keyboard King, questo è il nostro PC caffè che si troverà a Palmetto, ragazzi. Ovviamente, raga, è molto molto strutturato bene, andatelo a visitare subito. Ragazzi, comunque preparatevi per le nuove missioni e ripeto, raga, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like e condividetelo soprattutto con tutti i vostri amici, parenti, nonni, zii, eccetera, per portarci comunque tutte queste nuove sfide, queste nuove appunto anteprime, ragazzi. Quindi, raga, io vi aspetto, ovviamente, come al solito, in live e noi ci vediamo al prossimo video news. Ciao, ragazzi!